gli strumenti che vedrete sono piuttosto luridi, li ho utilizzati, sono da lavare. Ah, lavare i pennelli, ti odio. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Fabiola e oggi vi voglio mostrare pochi ma ottimi strumenti che io consiglio di avere, soprattutto se sei una principiante, ti stai approcciando al trucco e vuoi usare qualcosa che non siano semplicemente le tue mani. Possono essere degli ottimi, ottimi punti di partenza o dei punti fermi che secondo me devi avere per un'applicazione perfetta del trucco. Prima di andare via, ricordati di iscriverti al mio canale, lasciare un like, attivare la campanella delle notifiche e commentare. Punto fermo che accomuna buona parte di questi prodotti è il fatto che siano multiuso. Questo è un enorme vantaggio perché ovviamente vi permette di averne meno, ma che si prestano a diversi utilizzi e non solo per forza andandoli a lavare e poi un altro giorno, un altro momento usarli in modo diverso, ma anche all'interno dello stesso trucco. Quindi è molto molto comodo, appunto. Prima a cui ho dedicato già un video apposito è la spugnetta, quindi non mi dilungo particolarmente, se vi interessa scendere nei dettagli di tutto quello che ci potete fare, andatevelo a vedere, ve lo lascio linkato. È sicuramente la multiuso per eccellenza, la stenditrice di fondotinta per eccellenza, nonché correttore, nonché cipria, nonché blush, insomma, chi più ne ha più ne metta, crema, polvere, fa tutto. Da avere, secondo me, tanto più se siete principianti e non volete andare a stratificare o spendere un capitale, ce ne sono di tutti i prezzi. Restiamo su multiuso con un prodotto tipo questo. Ora lo ammetto, questo non è particolarmente economico, anzi non lo è del tutto. Ho fatto un piccolo investimento di IT Cosmetics, non sono i pennelli più cari che esistano, attenzione, però insomma, rispetto a tutti gli altri che utilizzo tendenzialmente. Ma ne è valsa la pena, sento la differenza di qualità, lo ammetto, ed è appunto due, come si dicono, dual ended, con due punte, insomma, due estremità. In particolare questo è pensato per la base, ovviamente, no? Quindi fondotinta, correttore, però non limitate la vostra fantasia, questo può stendervi anche una terra, un contouring, un blush, perché no, una cipria. Magari non immediatamente dopo averlo usato su prodotti in crema, o meglio, se usate per il fondotinta e poi prodotti in crema per le guance, anche perché no? E questo correttore, cipria sul correttore, ombretto, insomma, ce ne sono tanti anche proprio per gli occhi che hanno già le due estremità diversificate. Secondo me sono delle ottime, ottime soluzioni, comode, economiche, pratiche. Questo in particolare lo trovo veramente ottimo per realizzare la base perché ha tutto in uno e ha la qualità superlativa. Rimanendo in tema base, non vi posso non citare forse il mio primo pennello serio che ho avuto, che è questo di Real Techniques, quello per proprio la base, come si chiama? Boh, vi metto il nome, l'Expert Face Brush, tipo. Piuttosto denso, ma arrotondato, stende benissimo il fondotinta, anche questo, volendo avere prodotti in crema sulle guance. È ottimo e Real Techniques secondo me ha un rapporto qualità-prezzo veramente fantastico. Ultimo, una invece recente scoperta, l'ho visto realizzare da diversi marchi, tra cui Zoeva, che è quello che ho, che so che realizza pennelli da secoli, da tantissimo, e sono di ottima qualità, è stato il primo che mi sono concessa, ma lo fanno anche simile Pat McGrath, quindi ancora più caro, Rare Beauty, che sembrerebbe in arrivo in Italia, sono molto incuriosita, quindi chissà, e costerà un filo meno di Pat McGrath. Ma anche Revolution XX, insomma, uno dei tanti brand di Revolution Makeup, so che lo fa. Ed è questo. Fatto così, quindi un po' arrotondato, però tagliato di sbieco, è ideale per il correttore. Ora, io avevo già provato dei pennelli per applicare il correttore, uno di Real Techniques, più però tondo, che sarebbe stato per gli occhi, ma andava benissimo. Devo dire che questo, non so se è la densità, la tipologia delle setole, il taglio, applica il correttore senza sforzo, lo sfuma benissimo, non va a perdere coprenza, ma non va ad accumularne troppo, ne potete usare poco e zac, fatto in un attimo, lo sto amando. È il primo che consiglio di prendere se vi state facendo un piccolo kit. Forse no, ma se come me siete appassionati ai prodotti per la base, cioè preferite investire prima su una base ottima e meno magari per tutto ciò che è il trucco occhi, che diciamocelo, se non amate, non volete, non potete, non sapete realizzare un trucco occhi elaborato, vi basterà il dito, un prodotto in stick, in crema o veramente un pennello con la doppia estremità.
Questo invece è un piccolo investimento che per una base viso ottimale è, secondo me, ottimo. Ecco tutto, quali sono i vostri strumenti preferiti? Cosa avete già, cosa non usate mai? Ci sono anche i famosi acquisti che poi non si usano, lo so perfettamente. A mio parere, per dei buoni pennelli non serve spendere tanto, potrei essere contraddetta, forse perché io non ho mai speso tanto, quello più costoso è proprio questo qui, ma trovo che si trovi di buone, buone soluzioni anche senza spendere molto, quindi provate, insomma, se invece siete delle fedelissime che riuscite a comprare un prodotto e poi usarlo fino allo sfinimento, allora forse è una di quelle cose su cui vale la pena più di un prodotto make-up che poi va a scadere. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo!